Il comune di Bagheria, con deliberazione di giunta comunale del 29 giugno del 2022, aveva manifestato interesse per alcuni beni confiscati alla mafia al fine di utilizzarli ai fini istituzionali. Uno di questi era stato individuato come caserma dei vigili del fuoco. Tale utilizzo però non si è rivelato adeguato a seguito del successivo sopralluogo da parte dello stesso comando dei vigili del fuoco di Palermo e pertanto sarà acquisito e utilizzato dal comune per altri fini. In questo ambito, il sindaco Filippo Tripodi, nel corso di una conferenza di servizi convocata nei giorni scorsi dall'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati, è stato autorizzato dalla Giunta Municipale a presentare manifestazioni di interesse per l'acquisizione di altri beni da destinare a fini istituzionali, sociali ed economiche. Un piano operativo per velocizzare le prestazioni sanitarie è sul tavolo della regione siciliana e per ridurre quindi le lunghe liste d'attesa cui sono costretti i cittadini bisognosi di cure mediche. In proposito è stato convocato per il prossimo 11 settembre un incontro con i manager delle ASPE dell'isola. All'incontro che si svolgerà a Palazzo dei Normanni prenderanno parte il presidente della regione Renato Schifani, l'assessore alla sanità Giovanna Volo e i dirigenti generali. Prestigioso riconoscimento dell'International Human Rights delle Nazioni Unite per il dirigente sindacale del SIULP Polizia di Stato di Bagheria, Giuseppe Puleo. Il premio è stato assegnato a Puleo per l'impegno sociale manifestato a favore dei cittadini in occasione della pandemia, collaborando con la Caritas cittadina nella distribuzione dei pasti e nella spesa alimentare e a tutte quelle persone bisognose che non potevano uscire in casa durante il Covid, in occasione della distribuzione anche dei tablet agli studenti nelle scuole per poter studiare in DAD. Il dirigente ha anche collaborato efficacemente con le altre associazioni interforze nel territorio bagherese. Il riconoscimento è stato inviato al poliziotto bagherese dal segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, Rafal Mahsin Wasik. Ti vegni a cerco e ti scippa testa, è quanto affermato da un uomo che ha aggredito verbalmente e minacciato il sindaco di Termini Imerese Maria Terranova, dopo che per l'ennesima volta ha detto basta alla spazzatura lasciata da alcuni ambulanti nel mercato cittadino. Massima solidarietà è stata espressa dalla senatrice del Movimento 5 Stelle Dolores Bevilacqua, dopo aver appreso delle minacce al primo cittadino di Termini Imerese. E solidarietà al sindaco arriva anche da Union Casa. Il rispetto e il decoro della città è fondamentale, dichiara il delegato provinciale di Union Casa Aurelio D'Amico. I cittadini onesti sono sicuramente con lei. Vada avanti. A seguito delle segnalazioni dei cittadini, dopo aver discusso con AMAP, il sindaco di Sciara, Concetta Di Liberto, ha scritto al prefetto di Palermo per chiedere la risoluzione in maniera definitiva delle continue interruzioni del servizio di erogazione di acqua alle utenze del comune. Ci siamo adoperati, dichiara il sindaco, per risolvere i disservizi nel più breve tempo possibile. Non si comprende come mai ci siano così tanti problemi in pochissimi giorni e che ci si debba sentire dire dall'azienda in questione che tutto funziona perfettamente. Chiediamo la soluzione immediata dei disservizi perché non si può lasciare un paese senza acqua, specialmente per chi ha in casa anziani, disabili e bambini, e confidiamo nell'intervento del prefetto di Palermo. La prefettura, con una nota del viceprefetto Fabio Sanfilippo, ha chiesto ad AMAP ed Enel di voler porre con urgenza ogni intervento utile per la risoluzione delle gravi criticità evidenziate, non potendosi escludere che i rilevanti disagi subiti dai cittadini, oltre che comportare seri pericoli per la salute e l'igiene, possano determinare anche problemi di ordine pubblico. Si prevede traffico intenso sulle strade e autostrade verso le regioni del centro-nord nell'ultimo weekend di agosto. In particolare ANAS stima un transito di circa 11 milioni di veicoli fra le giornate di oggi e domani, con picchi di quasi mezzo milione nelle ore di punta. Ci sarà traffico anche in Sicilia, con gli ultimi rientri a Palermo, Catania, Messina e non solo. Attenzione soprattutto sull'A29 Palermo-Mazzara del Vallo e sull'A19 Palermo-Catania. A Messina lunghe code potrebbero esserci all'ingresso della città e a Boccetta per le attese per rimbarcarsi sui traghetti e anche a Villa San Giovanni verso la Sicilia, anche se fino a questa mattina la situazione era sotto controllo. Blu Ferries, tra l'altro, ha potenziato le corse con tutte le 5 navi a disposizione. E per chi rientra c'è pure il problema del caro carburanti, che in autostrada ha superato i 2 euro al litro. Un giovane calciatore bagherese, Giovanni D'Acquisto, in campo nelle file del Palermo nell'amichevole giocata contro la squadra maltese del Melita. D'Acquisto, 17 anni, è iniziato a giocare nella scuola calcio Fortitudo di Bagheria e nel 2018 ha firmato per il Palermo Calcio, giocando nella formazione esordiente in quella ai Levi. Una bella soddisfazione per il centrocampista bagherese, al quale auguriamo una splendida carriera.
d'acquisto, appena 17 anni, tu hai iniziato a giocare proprio qui allo stadio di Bagheria e giovedì scorso hai esordito nelle file del Palermo. Cosa hai provato? Ho provato tanta emozione perché nonostante i momenti bui non ho mai mollato e sono riuscito a realizzare il mio sogno, che è quello di esordire nello stadio della mia città, ed è stata un'emozione grandissima. Ecco, quello è soltanto, diciamo, l'amichevole, adesso invece dobbiamo giocare pure in campionato. Certo, adesso l'obiettivo è esordire in Serie B, che è un altro gradino del mio sogno e spero che accada il prima possibile. Cosa ti ha detto Eugenio Corini quando dovevi entrare? Mi ha raccomandato quello che dovevo fare e poi mi ha fatto un grosso in bocca al lupo, perché già in allenamento ho visto che si fidava di me. Ecco, sicuramente tu in quel momento hai avuto nella mente tanti pensieri. Uno in particolare lo intuiamo, a chi dedichi quell'esordio? L'esordio ovviamente lo dedico a mia mamma, che è già 2 anni che non c'è più, che so che è, anche a mio padre, che so che sono sempre con me in tutti gli obiettivi della mia vita.